Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio, molto convenienti. Per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Amici di Insieme a Canestro, buonasera e bentornati alla terza puntata di questa trasmissione giunta ormai alla quarta stagione. Potete seguirci in diretta sul canale 80 di Rossini TV, che è visibile in tutta la regione, sulla nostra pagina Facebook e ovunque nel mondo, non è sbagliato dire questo, e in streaming anche sulla nostra app che vi invitiamo a scaricare ed anche sul sito internet di Rossini TV. Ringraziamo come sempre i nostri sponsor che sostengono la trasmissione, Conad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro. E adesso passo a presentarvi gli ospiti. Finalmente questa sera abbiamo un giocatore, so che lo stavate aspettando e so anche che secondo me avete già indovinato chi è, perché dopo la partita che ha fatto non potevamo esimerci dall'invitarlo, anche perché da quest'anno è capitano della Carpegna Prosciutto. Signore e signori, Matteo Tambone. Buonasera a tutti. Grazie mille per la tua presenza e anche alla VL per aver scelto il capitano, e poi abbiamo pensato di invitare un ex giocatore della VL che secondo me per certe caratteristiche un po' gli somiglia, ed è Federico Pieri. Buonasera, grazie. Benvenuto negli studi di Rossini TV. So che siete già stati insieme in una trasmissione, quindi io non mi ricordavo di questo, ma si vede che l'alchimia tra la di voi... La trasmissione è venuta benissimo. Funziona, quindi... e quindi andrà benissimo anche questa sera. Adesso passo la parola a Giovanni Zida, che anche quest'anno vi indicherà come mettervi in contatto con noi per porre domande, rispondere al contest che lanceremo fra poco e che riguarda Federico Pieri e che mette in palio due biglietti per la partita di domenica prossima contro la Givova Scafati, a chi risponderà per primo. Ti passo la palla, Giovanni. Buonasera e bentrovati a tutti come sempre. Vi ricordo il numero WhatsApp 370-366-7210, oppure vi ricordo come sempre la diretta Facebook di Rossini TV. E partiamo con il contest che vede in palio due biglietti per la partita di domenica contro Scafati alle 18.30 alla Vitri Prigo Arena. Il contest: Federico Pieri ha vestito la casacca della VL in tre diverse epoche, all'inizio della sua carriera, poi a metà degli anni 90 e poi successivamente negli anni 2000. Vogliamo sapere quindi quante presenze ha collezionato con la maglia biancorossa. Perfetto, e quindi adesso scatenatevi, scrivete e avrete in palio due biglietti per poter venire a tifare la VL in questa partita così importante contro la Givova Scafati dopo aver rotto il ghiaccio. E quindi proprio di questa partita vinta a Brindisi vogliamo parlare. Possiamo, grazie alle immagini che Andrea dalla regia ci trasferirà adesso, guardarci qualche azione della partita di Brindisi. Un campo veramente che si sta trasformando in un amuleto, perché sono quattro vittorie nelle ultime quattro stagioni. Matteo, te le ricordi tutte e quale ti è rimasta più impressa? Sì, mi ricordo più o meno tutte. L'anno scorso non c'ero perché appunto avevo già sto a casa purtroppo. Tutte vinte abbastanza bene, abbiamo fatto sempre delle belle partite. Una delle più belle forse da quest'anno, siamo stati veramente bravi dall'inizio alla fine, partita solida.
seguito il piano partita alla perfezione. Sappiamo che loro cambiavano sul pick and roll quasi subito, quindi abbiamo chiamato dei schemi con pick and roll all'inizio dell'azione. Loro infatti puntualmente hanno cambiato, siamo riusciti a servire bene i lunghi sotto canestro, e anche quando non li servivamo riuscivamo comunque a trovare dei passaggi fuori, dei tiri abbastanza aperti. Senti Federico, sai che i tifosi a Pesaro sono abbastanza incontentabili, no? C'è anche qualcuno che ha commentato che siccome Brindisi è una squadra con dei problemi, sarebbe stato preoccupante non vincere a casa loro. Ma da giocatore che sei stato, quanto è difficile vincere comunque in trasferta, specie se si hanno a propria volta dei problemi come Pesaro ha, perché non aveva ancora risolto fisicamente alcune situazioni? Una squadra in difficoltà è sempre temibile. Forse una partita, ogni partita ha una storia a sé. Giocare e vincere fuori casa è sempre un'impresa, e quindi sono stati bravi i ragazzi a approcciarsi nel modo giusto. Da quello che ho sentito, il coaching staff a leggere bene i loro punti deboli e loro ad eseguire in maniera eccellente il piano partita. Senti Matteo, proprio di questo, no? Vogliamo parlare. Quando una situazione psicologica è pesante, adesso è una parola esagerata perché il campionato è appena cominciato, però tutte e due volevate la prima vittoria, ecco, quanto pesa questa situazione nella testa dei giocatori? Beh, diciamo, durante la settimana eravamo molto, molto tesi, perché comunque era una partita importante, dovevamo sbloccarci, però avevamo anche, una grande fiducia, perché comunque eravamo da una partita persa a Brescia, giocata molto bene, certo. Un po' sfortunati, due palle perse che dovevamo evitare, ma era quasi, ce la metavamo una vittoria a Brescia comunque. Venezia un pochino peggio, però comunque il lavoro che stiamo facendo è buono, e l'ha dimostrato appunto a Brindisi. Comunque Brindisi ha perso di pochissimi punti contro Tortona. Esatto. Adesso ha perso in Coppa contro il una squadra spagnola, dove c'è Saragozza, Cinciarini, esatto, Cinciarini, sì. Che è una signora squadra, certo. Ha perso anche lì di due punti forse, quindi comunque è una squadra morta, insomma. Quindi dal punto di vista tattico secondo te li avete messi in difficoltà in realtà, perché quel break di 20-0 li ha massacrati. Sì, come ho detto prima, il piano partita è stato seguito molto bene, molto bene. Queste palle recuperate da cui finalmente riuscite a correre, perché sembra quasi che avete scelto di non correre troppo, no? Di giocare un po' controllato, però certo che, come dicevamo prima nella trasmissione, quando un giocatore come Ford, che ha dei bei tentacoli, recupera palloni, poi potete distendervi e allora lì si va. No, infatti siamo soffermati su questo particolare durante la settimana, vedendo che quando riusciamo a correre facciamo veramente delle ottime azioni. Dobbiamo correre tanto perché è una squadra che ha talento nelle mani, e quindi giocando liberi così in transizione possiamo far male. Vogliamo celebrare questa tua prestazione, quindi chiedo alla regia se può mettere in onda gli highlight che ti riguardano, quindi sono, diciamo, alcune azioni dove hai messo il marchio. È stata una delle tue migliori partite secondo te in maglia biancorossa a Tambo? No, forse come percentuali sì, però non penso ha fatto anche tante altre più o meno allo stesso livello. Chiaramente sì, dai, ha fatto una buona partita. Comunque volevo riscattarmi da una bellissima prestazione contro Venezia, quindi ero partito molto carico e la palla è entrata, quindi va bene. Senti, quando decidi? Quando vuoi tirare? Quando vuoi, diciamo, innescare i compagni? Cioè, bisogna decidere in una frazione di secondo. Quando è proprio il momento in cui tu senti questo tiro lo prendo io, me lo sento, lo prendo io? Ma dipende dal movimento della palla, come appunto avviene l'azione. Vedi un mismatch, provi a attaccare, vedi che il difensore è un po' più in ritardo, cerchi di attaccarlo, difesa schierata, cerchi di giocare più la palla, mancano pochi secondi, ti chiami un pick and roll e provi a giocarti l'azione. Il basket se non lo giochi è difficile da spiegare, insomma, però sì, sono quelle frazioni di secondo in cui devi decidere. Più l'alleni e più facile poi viene più in campo. Più l'istinto o la ragione che decide in quei momenti? Ma entrambi, assolutamente entrambi. E infatti è il mix giusto, no Federico, di decidere un po' con l'istinto e un po' anche pensando. Oppure si dice meglio non pensare. Come giocavi tu da questo punto di vista? Secondo me se pensi troppo perdi l'attimo. E non puoi pensare all'azione prima che avvenga, perché è un'azione reazione a quello che succede in campo, quindi è una cosa che tu alleni durante l'allenamento, durante le partite, ed è come ha detto bene Tambo, sono delle situazioni poi che vengono naturali, logiche, distinto, ci sono situazioni in cui richiede
richiede il tiro, ce lo capisci, giocando è naturale. Quindi anche l'esperienza che ti porta poi a prendere assolutamente decisioni sì, giuste, assolutamente no? Sì. Lui difficilmente fa una scelta sbagliata. E quindi ha acquisito, secondo me, un equilibrio che pochi giocatori hanno. Non, è difficile che se lui non gioca una buona partita, non gioca bene, ma non gioca male. Possiamo dire che è un po' il Gracis degli anni 2000? Sì, sì, la UEL. Sì, è un metronomo, cioè è una garanzia, è una sicurezza. Lo ricorda molto per atteggiamento umano, sì, molto serio, professionale, sì, e sì, anche per il ruolo, play, guardia, dove alla fine... Ma anche Andrea è esploso tardi, forse all'ombra appunto di Magnifico, Costa, però alla fine, cioè, a lui non gli manca niente di andare in nazionale, come è successo ad Andrea a 27-28 anni, perché secondo me non vedo altri che possono, cioè non lo vedo da meno di altri che stanno giocando, e secondo me qualche chiamata la merita. Speriamo, abbiamo mandato Visconti, grazie, abbiamo mandato Totè, e adesso manca Tambo, e secondo me è ora che Pozzecco ci pensi, lanciamo questo sì, appello dalle frequenze di Rossini TV. Giovanni, senti, abbiamo già qualcuno? Sì, iniziamo subito. Scrive. Allora, intanto salutiamo Lorenzo, salutiamo Anto Torres e Marco. E allora ci scrive subito Lorenzo, buonasera intanto a te Lorenzo, una domanda per Tambo, e quali sono le sensazioni che provi ad essere capitano di questa gloriosa società? Quindi ci colleghiamo anche con Claudio Ottolani che ci chiede, ti pesa un po' oppure è bello, è proprio è un piacere avere queste responsabilità? Ma è bellissimo fare il capitano della UEL, insomma, squadra storica come appunto Pesaro, è una bella responsabilità, sicuramente ogni volta che scendo in campo sento, non è un peso, però comunque dai un po' di il peso di far giocare bene la squadra, di essere sempre intenso nell'allenamento, di far quadrare comunque le cose in campo, e quindi mi sto veramente impegnando dal punto di vista di coinvolgere tutti quanti e essere sul stesso piano di intensità. Il rapporto con gli arbitri come va? Perché di solito è il capitano che può relazionarsi con gli arbitri. Che rapporto hai con gli ora? Non benissimo. No, vabbè, dai. No, ancora non c'è stato modo di approfondire questa cosa con gli arbitri. Non è uno che parla tanto con gli arbitri, insomma. Tu infatti sei abbastanza tranquillo. A parte quando non mi chiamano uno sfondamento, che impazzisci. Non mi arrabbio tanto. Senti, a proposito di capitano, questa infatti era una delle domande che avevo preparato per te. Che rapporto avevi con Carlos Delfino? Che cosa hai ereditato da lui per il ruolo che ti ha lasciato dopo 3 anni? Vabbè, Carlos è stato un esempio in questi 3 anni. Ha lasciato tanto a questa foto. Ha lasciato tanto a me, ma anche a tutta la UEL, insomma, ai tifosi. Era un simbolo. E il modo in cui stava in campo, il modo in cui si allenava, comunque è stato un esempio per tutti. Uh-huh. E nel modo in cui affrontava le partite, la personalità che c'aveva, è stato un punto di riferimento assolutamente. Che cosa farà Carlos? Lo sai? Non ha ancora dato l'addio, no, al basket, quindi no, magari infatti, questa cosa un po' ci lascia. Tutti ce lo chiediamo, però ormai adesso. Secondo me poteva smettere dopo la nazionale se fosse andata bene, esatto. Però adesso secondo me c'è ancora un po' di amaro in bocca e quindi magari si vuole ancora un po' sì, divertire. Voleva andare alle Olimpiadi, cioè sperava che l'Argentina si qualificasse per poter essere il giocatore insieme a Scola ad averle disputate 5 sì, volte, ricordiamo. Adesso sentivo che forse si sta arrivando con 100 fino a 2. Un po' in forma si deve tenere perché 41 sì, anni... Sì. Dopo ne parleremo di un altro 41enne, ma Federico, no, quanto conta un capitano dentro uno spogliatoio e qual è il più significativo che hai avuto? Tu sei mai stato capitano? Sì, l'anno di Biuno, quando abbiamo vinto il campionato, dopo il fallimento, okay, quell'anno lì, dell'anno il primo anno di B1 con Carton Myers, Morri, uh-huh, Livecchi, Podestà. Bella squadretta per la B. Sì, infatti dai. È andata bene. Beh, il capitano è una figura che più che altro che lavora dietro le quinte, quindi il fatto deve essere comunque sempre positivo, sempre propositivo, soprattutto nelle piccole cose, nelle relazioni,
nello spogliatoio e soprattutto quando le cose non vanno bene. Eppure né tu né Tambo siete due chiacchieroni, cioè siete due persone abbastanza silenziose, però bastano poche parole per farsi ascoltare. Ma sì, dopo, ma molto, cioè il capitano deve essere, come sta facendo lui, deve essere un esempio di comportamento. Quindi parlano i fatti. Sì, quella è la cosa migliore. Se no predichi bene, razioni male, non sei credibile. Ma hai mai sgridato nessuno? Sembra che parlo poco, ma poi in campo mi faccio sentire. Hai mai sgridato nessuno finora? No, personalmente no, però quando le cose magari c'è una palla persa di troppo o la, un po' di leggerezza in campo, è chiaro che due secondi di per mettere a posto la squadra ci vuole, ci insomma. Sono, sì. Giovanni. Sì, allora, Federico, come consideri la squadra quest'anno rispetto a quella dell'anno scorso, in queste tre partite, possiamo dire? Chi lo chiede? Sempre Lorenzo da Pesaro. Hai finito il bonus, Lorenzo, però. Allora, la squadra, le squadre di Represa sono ben definibili perché hanno un sistema di gioco offensivo che praticamente viene portato avanti per tutto l'anno, con tante varianti. E ci possono essere dei momenti dell'anno in cui gli avversari possono essere in grado di bloccare questo flusso che l'allenatore richiedeva. Quest'anno il sistema di gioco ancora non è ben definito, non ha un'identità ancora. Quindi penso che i ragazzi debbano assimilarlo. Attacco soprattutto, forse, sì. Perché in difesa in difesa lo stesso. Sembra che la squadra sia già bella tosta. Sì, ma in difesa sono due sistemi diversi lo stesso, non so se lui me lo può confermare. Represa ha un sistema difensivo, io non lo conosco, cioè da quello che vedo durante le partite. Certo. Mi sembra che ha un sistema offensivo, ma è difensivo diverso dagli usi comuni che ci sono in campionato. Quindi sicuramente Buscaglia è sempre stato un allenatore abbastanza difensivo. Ci ricordiamo ai tempi di Trento, anzi io questa è una domanda che gli ho fatto, gli ho detto ma si diceva quando Trento veniva a Pesaro che faceva giocare male gli avversari, e così, e lui mi ha confermato che in effetti soprattutto il primo anno l'intenzione era proprio quella di rompere i giochi altrui più che costruire. Beh, questo non è male, perché poi. Però per chi guarda, cioè per un tifoso magari può essere meno divertente, no? Ma se una squadra rompe gli schemi altrui e mette dei bastoni fra le ruote, per chi guarda, io da tifoso a me fa piacere, perché poi dopo quella squadra lì, per esempio, poi aveva diversi cagnacci in difesa, abbastanza. Quindi era portata una squadra di picchiatori, poi volava, sì. Aveva un 4 atipico che in realtà erano un 3, sì, erano un molto 5 grossi. Quasi, erano molto grossi, poi questo sì, cioè, vabbè, c'era Sutton, che appunto era Sutton, Hogg, Gomez, cioè, dal 2 al 5 erano non so, mezzo di 2 metri e 5, e c'era anche Shields, no? Sì, anche Shields. Sì, è stato preso da Trento all'inizio Shields. Quindi conferma la bontà, no, delle scelte. Poi comunque Baioni è un allenatore estremamente strutturato, quindi non lascia niente al caso. Quindi è ancora secondo me la squadra deve assimilare bene tutti i concetti. Forse rispetto agli anni con Represa, lasciando perdere l'altro, dove siete partiti con Petrovic, dove si era partiti male, è finito molto bene con Banchi, però le due annate di Represa sono state simili, no? Partenza razzo, poi un po' un crollo, diciamo, nella seconda parte di campionato. Secondo te era anche diversa la preparazione atletica? Cioè, nel senso, Represa voleva partire forte per fare punti subito, magari tentare di andare al Final Eight? La preparazione atletica non è cambiata, nel senso, tanto adesso bene o male la preparazione atletica fisica si va sempre meno, si va sempre più subito sul basket. Poi fai qualcosa di atletica, ma sempre meno, quindi dal punto di vista no. Certo, magari forse, non lo so, dato faccio un'ipotesi, magari Represa cercava appunto di vincere la Coppa Italia a tutti i costi, sì. Invece quando eravamo ai playoff sapeva già che forse era un po'
quasi impossibile vincere contro comunque sette gare contro Milano, contro Bologna. Quindi se cerco la via più facile per arrivare a poi, portare a casa se poi cambia il modo di allenare dopo la coppiata, questo secondo me non l'ha fatto, però sembra così, il campo dice questo, però non ha mollato comunque neanche Rebs l'anno scorso. Però questa squadra forse può avere dei margini di miglioramento, perché voi eravate più pronti gli anni scorsi e invece quest'anno magari sembra ancora che la squadra appunto possa salire. Sì, ancora in fase di costruzione, ma tu hai detto in attacco ma anche in difesa abbiamo ampi margini di miglioramento, su piccola ancora facciamo un po' di fatica e quindi possiamo crescere tanto. Però sai, ho guardato oggi un po' le cifre e voi in difesa siete la quinta miglior difesa della Serie A con 75 punti subiti. Per esempio già Scafati, che giocherà contro di noi, ne subisce 81 ed è decima, quindi insomma quinta miglior difesa mi sembra un abbastanza. No, ma non ci lamentiamo, però si può effettivamente molto meglio, ancora, sì, assolutamente. Giovanni, sono altre domande? Sì, allora intanto un saluto a Federico Pieri, il mio allenatore bis, ci scrive Elia Tomassoli, invece Matteo, sempre Elia Tomassoli, ci scrive: ero in stazione a salutarvi quando siete rientrati domenica. Tambo, ti piacerebbe misurarti anche in una competizione europea? Ci scrive Roberto da Fano. Sì, mi piacerebbe tanto. L'ho fatto un anno con Varese, abbiamo fatto la FIBA Euro Cup, bellissima esperienza, siamo andati in semifinale, abbiamo perso contro Wolfsburg, che poi ha vinto Sassari quell'anno con la Coppa. Mi sono molto divertito, bella competizione, però anche fare una Champions League, una Europa Cup sarebbe fantastico. E secondo me Pesaro potrebbe farlo, insomma, per la tradizione che c'ha. Cosa vuoi dire su questa cosa della Coppa? Che è ora di tornare a fare una Coppa, oppure? Sì, secondo me sì. Io ho fatto l'Eurolega in 3 anni di seguito con 3 squadre diverse, con Scavolini, con il Panionios di Atene e con il PAOK di Salonicco. Sì. Bello. Lo so, però, allora, c'è questo, secondo me, la discrepanza, cioè tra giocare l'Eurolega e giocare la FIBA Europe Cup, no? C'è una bella differenza. Quindi anche per trasferte, costi delle trasferte, perché magari andare in una città piccola alla fine è più costoso che andare in una capitale, no? Viaggi, spazio sui media, allora, non è la stessa cosa, quindi deve valere la pena. No? Infatti tra l'Eurolega e la FIBA c'è anche la via di mezzo, esatto. Cioè, così dico, Eurocup, che sarebbe signori coppe, insomma. Ti garantisce, magari facendo qualche coppa, che qualche straniero possa essere più contento di venire a essere ingaggiato, perché si fa vedere anche in altri campionati. Certo, e si allena di meno. Questo so che agli americani piace giocare 2 partite alla settimana, sì, forse anche agli italiani. Certo, sì, sì. Ma non pensare che poi è più facile, perché mentalmente poi sempre viaggiare, certo, sempre su concentrato, non è poi così semplice. C'è poco tempo per sistemare i problemi, forse, no? Sprechi più energie poi alla fine, nel corso dell'anno. Molte squadre fanno le coppe e poi arrivi al fine anno che sono stanchissime. Ma infatti Brindisi, vista così, l'idea che faccia anche la coppa ci è sembrato a molti esagerato, no? Perché è una squadra che può rischiare anche. Però sono belle esperienze, secondo me. Allora, lanciamo un secondo appello, dopo Tambone Nazionale, questo lo lanciamo agli sponsor della Carpegna Prosciutto, torniamo a fare una coppa, poi però il pubblico deve rispondere, perché altrimenti se diciamo tutti che vogliamo andare in Europa, poi però al Palazzo bisogna venire 2 volte certo a settimana. Giochiamo la coppa al vecchio Palazzo dello Sport. Eccolo. E riempiamo. Sarebbe interessante, con 2000 posti. 2000 posti, torniamo, secondo me la si riempie. Dovrebbe essere soltanto per rivivere quell'atmosfera. Per loro sarebbe molto divertente, credo. Ma molto, molto. Avrebbe un'idea di come si giocava una volta. Sì. Va bene, allora adesso chiediamo alla regia di mettere in onda il cartello che Andrea hai preparato tra la sfida tra Bamford e Logan. Abbiamo messo il cappello da cowboy. Sfida tra pistoleri, perché insomma dai, sono loro quelli che hanno in mano più pallottole da sparare. Per il momento segna di più Bamford con 16 punti contro 13,3, tira meglio da 2 punti, 68,8 contro 60 di Logan, tira meglio Logan da 3, 45 contro 37,5 di Scott, e i tiri liberi hanno tutti e due il 100%, distribuiscono lo stesso numero di assist, Bamford prende più rimbalzi, ha più recuperi e gioca qualche minuto in più. E la domanda che ti volevo fare è su Scott, intanto, se lo conoscevi e come ti stai trovando con lui, cosa ti piace maggiormente delle sue caratteristiche? Sì, lo conoscevo, quando giocavo a Sassari, che ha fatto la prima parte di stagione clamorosa,
poi si è fatto male al ginocchio, credo, esatto. Quindi si è fermato presto, sì. La cosa di Scott che mi impressiona è la sua etica di lavoro. Lui veramente è un professionista, e la cura dei dettagli che c'ha è incredibile. Cioè, per esempio, oggi è fino all'allenamento, lui è stato a tirare con Baio ancora mezz'oretta, nonostante comunque non sia proprio un giovanissimo, ecco, uh-huh. Però questo fa veramente, prende da esempio. Ma il talento in attacco è indiscusso, non è che dico se tira bene o cioè, gioca bene a base, questo è che si vede. Però ecco, non diventi un campione per caso, insomma, anche lo stesso Logan. Io non ho mai, purtroppo non ci ho mai giocato insieme, ho avuto la fortuna di giocarci contro, anche lì ogni volta che gioco contro imparo sempre qualcosa, imparo. Certo. Quindi arrivi a quei da lì, con ancora che riesce a dominare appunto il campionato, vuol dire, cioè non è un caso, quindi vuol dire che sotto c'è un lavoro ogni giorno costante, incredibile. Ecco, uno ha 34 anni, Bamford, e l'altro ne ha 41. Tu ti immagini in queste, 34 penso di sì, ma ti immagini a 41 anni a giocare oppure ancora? 41 come... speriamo, però penso per come lavoro io potrei arrivare a giocare fino a, appunto a... Si è allungata, molto, sì, si è allungata molto la carriera dei giocatori, prima già attorno ai 30-32, molti c'è molta più cura di se stessi, anche più terapie magari, c'è una cultura diversa magari sul lavoro fisico. Non lo so, È importante non avere infortuni anche, seri. Certo. Tu fino a che te hai giocato? Fino a 40. Fino a 40. Era difficile, onestamente. No. No. Cioè andarti a allenare faticavi uguale a quando mai. Ne avevi 20 o 30? Non ho mai fatto fatica ad allenarmi, non mi è mai pesato. Uh-huh. E allenarmi, migliorare, puoi migliorare sempre, anche a tarda età. Anche perché poi dopo, altrimenti, rivedersi con un gioco obsoleto quando tu hai 38, 39, 40 anni, quando giochi con quelli di 18, 19 anni, 20 anni della Stella Azzurra, dici forse è meglio che... No, invece ci sono nuove tecniche, nuovi movimenti che impari soprattutto d'estate. Certo. È d'estate che si migliora, fisicamente, tempo, tecnicamente. Certo. Sì, infatti... E sì, la cura e il fatto riuscire ad allenarsi sempre, soprattutto d'estate, ti permette difficilmente di riniziare il campionato impreparato, perché è lì dove potresti farti male, dove non essere pronto. Io mi allenavo più d'estate che d'inverno, questo è sicuro. Senti, su questa sfida, quando si accende la sfida tra due singoli, no? Questa può condizionare la partita di questi due giocatori, facciamo l'esempio, Bamford e Logan, magari si accende la sfida tra loro due, quindi si può perdere il focus sulla partita oppure aumenta la concentrazione? È una domanda che faccio a tutte e due. Cioè, quando si accende una sfida tra due singoli, si rischia di perdere di vista un po' il piano partita per sfidarsi a vicenda, uno ti fa canestro, tu ti vuoi rifare canestro in faccia, oppure invece questa cosa ti dà ulteriori stimoli? Come funziona? Ti sei mai... No, non credo che loro due siano due... persone che pensano alla sfida personale, non ce li vedo, magari poteva essere, faccio un esempio, Lloyd Daniels, che si poteva, magari avendo molto background di playground, fare delle sfide personali e magari delle volte giocare da solo, a parte che comunque ci faceva vincere, quindi va benissimo. Però non hanno, secondo me, quella personalità di pensare di fare una sfida personale, di uscire fuori dai canoni della squadra. Certo. Per te? Ti è mai capitato di perdere di vista la partita per una sfida personale, magari con un avversario? Ma ci sono quei giocatori che magari vuoi battere a tutti i costi per vari motivi, però non mi è successo che una partita poi diventa solo uno contro uno. Questo forse è più stile NBA, magari, sì, questa è certo. Più stile della parte NBA. Questa sfida come la vedi tra questi due cannonieri? Sarà divertente? È divertente, penso che loro saranno molto motivati a far bene questa partita per dimostrare ancora che... Io le sfide le portavo in ambito difensivo. Ecco, cioè non fare segnare l'altro, questo ti dava gusto. Sì, allora lì è magari più peculiare. Riuscire a difendere sull'uomo più pericoloso e mandarlo in tilt... Quello sì. Trucchetti? Ah, qualsiasi. Qualsiasi. L'importante è che non fa canestro, ma il modo in cui... qualsiasi.
cosa lecita. Lecita. No, l'importante era, non è, la cosa più importante è non essere un, per me è sempre stato non essere un difensore pericoloso, però fastidioso sì. L'importante è l'incolumità. Certo. Però il resto era tutto valido. Giovanni, abbiamo altre domande? Ci scrive Daniele D'Ancona. Tambo Schilling ha dei problemi fisici, in che periodo sta passando ultimamente? Ma li ha avuti, anche abbastanza importanti, e infatti in campo si vedeva che non rendeva come può rendere. E adesso questa settimana si è allenato costantemente e sicuramente già in campo è migliorato, ci sta aiutando tanto questa settimana e speriamo di averlo in forma per domenica. Dovete fermarlo nei blocchi, prima ci spiegavi che tutti i blocchi che gli hanno... A me piace avere squadra un giocatore che fa blocchi duri, che magari a volte fa anche un fallo in attacco, però uno va bene, perché 3-4 comincia ad essere un problema. Ma tu hai detto che in effetti non riusciva a frenarsi proprio perché fisicamente... Non era ancora pronto, adesso poi continua a fare qualche fallo in attacco, però speriamo che si limita un po'. Però è meglio un blocco duro che un blocco che non c'è. Questo è vero, ma moralmente come sta? Perché l'abbiamo visto un po' avvilito, sicuramente. Ma immagino che poi non sia facile comunque avere questi problemi fisici. Cioè lui sta provando a giocare, perché in campo ti vedi che si deve fermare perché non ce la fa più. Questa settimana è abbastanza continuo, quindi speriamo bene. Ti è mai capitato di avere uno straniero in squadra che appunto non si era ambientato e che magari non era poi così scarso? Però non è riuscito a ingranare, non ha trovato la sua dimensione, no? Capita. Sì, sì, è capitato, ma non il peggior, la peggior cosa che puoi fare è di lasciarlo solo. Bisogna per forza cercare di, non che la squadra si fermi per lui, ma sicuramente cercare di capire lui come integrarsi, sì. Certo. Quello sì. E, sempre cercando di essere propositivi, sempre cercando di fargli capire che comunque si capisce la situazione e che gli si è vicino e che tutti abbiamo bisogno e ci aspettiamo che lui si sblocchi. Certo. Però quando uno ha dei problemi fisici non è sempre, sì, molto più duro, anche perché si capisce benissimo che non si è in forma, si pensa di poter dare ma non si riesce, magari ecco, si fanno degli errori che prima non si facevano, quindi si sorprende già personalmente di quello che ha commesso, di quello che ha commesso. E poi c'è una cosa che secca, è fare delle figuracce tra virgolette in campo, no? Per cui poi con un pubblico come quello di Pesaro che non perdona niente diventa difficile. No, però come ha detto Federico, la squadra comunque è... almeno per quanto riguarda questo periodo sta provando appunto ad aiutarlo in tutti i modi, quindi dal punto di vista nostro massima positività e lui questo lo sta riconoscendo. È importante. Poi non abbiamo mai avuto un tedesco a Pesaro, quindi non lo so adesso se lui è più... Cioè forse devo parlare in tedesco, perché io so un po' di tedesco, quindi forse devo dire più cose in tedesco. Bravo, allora. Prova, sì, magari non sono bravissimo, capisco tutto, ma parlare un po' meno, però magari... No, ma serve, un incitamento in tedesco può servire. Sì, ma serve tutto, anzi. Anche se non lo parli male, si mette a ridere, almeno certo. Gli metti in buon umore. Certo. Allora, andiamo adesso a vederci le immagini del ranking di Serie A, che tra un po' smetteremo di proiettare, perché dopo, se no fare i pronostici, più il tempo va avanti, dopo diventa troppo facile. Questa era la griglia di partenza che aveva fatto il mio giornale, Il Resto del Carlino, dove avevamo messo Pesaro undicesima, non perché non sperassimo in qualcosa di più, ma per non essere troppo di parte. E poi abbiamo questa di Mondo Basket che invece metteva Pesaro al 14° posto, ma tanto ormai siamo abituati, però negli ultimi anni le risposte porta bene, giusto, sono state ben diverse. Poi abbiamo l'ultimo, che invece questo l'ha fatto Michele Zavagnini nella prima puntata, e naturalmente il suo amore per la VL l'ha portato a metterci nei playoff. Ecco, volevo chiedere a tutti e due, intanto dove pensate che possa arrivare la VL? Non so se Tambo vuoi fare un pronostico sulla tua squadra, magari più difficile, Federico invece si può esprimere liberamente, poi se volete anche così dare qualche posizione anche delle altre squadre, chi pensate che possa retrocedere o arrivare prima o la squadra sorpresa, vediamo un po'. Un po' troppo presto, secondo me. Loro, ecco, proprio l'esempio di loro degli ultimi due anni con Repesa, partita a razzo, no?
sorpresa fra le prime quattro, o magari qualcun'altra poi dopo è partita meno bene ma ha finito meglio. Come fai? O fai come Zavagnini che via, playoff, amore fino in fondo, fino alla fine, oppure... Però qui il limite tra lottare per la salvezza e entrare nei playoff, io parlo delle posizioni chiaramente non dal sedicesimo posto, ma dal settimo diciamo al dodicesimo, tredicesimo, insomma è difficile dire chi ci può star dentro. Dipende l'anno scorso Brescia, per dire, ha fallito completamente la stagione, poi ha vinto la Coppa Italia, però non è andata nei playoff, quindi ci sono delle squadre che possono anche sbagliare, no, l'annata. Secondo te, Matteo? Non lo so, è difficile. Secondo me il campionato di quest'anno è ancora più alto degli anni scorsi. Sono poche squadre che ti dici materasso, forse non ci sono proprio, quindi anche la stessa Scafati è una squadra molto forte. Se vedi i giocatori presi da soli, sono buonissimi giocatori. Da Gerald Robinson, Gentile, assolutamente. Oltre a Logan. Il primo anno ho fatto qua a Pesaro abbiamo fatto la Coppa Italia, il secondo anno i playoff, il terzo anno doppietta, quest'anno cominciare qualcosa, allora sarebbe bellissimo, però dobbiamo pensare, secondo me, veramente partita dopo partita, ancora è presto per dirlo, abbiamo metti 2 punti possibili a casa e poi vediamo. Una squadra sorpresa, secondo te, una squadra che ti piace, che ti sta piacendo? Allora, ma diciamo nessuna grande sorpresa, nel senso Venezia è sempre... Napoli te l'aspettavi così? Forse Napoli. Napoli ha fatto una bella squadra. Molto giocatori importanti, sì. Napoli, Scafati. Milano-Bologna, perché tutti dicevano che Milano quest'anno era favorita, ma l'arrivo di Banchi secondo me ha sparigliato un po' le carte. Sì. Mi sembra che prima ci fosse poca fiducia dentro l'ambiente Virtus, invece adesso in questo momento Bologna ha qualcosa in più di Milano, penso. È vero? Sì. Anche le partite in Eurolega, insomma. Sì, un po' più determinati, più cattivi rispetto a Milano, sì. Tu Luca lo conosci, quindi sicuramente qualcosa avrà portato di mentalità, no? Nello spogliatoio della Virtus. Luca si è dimostrato in questi anni tra i migliori d'Europa, come la nazionale lettone adesso con Bologna, sta facendo bene, con noi ha fatto benissimo. Certo. E penso che tatticamente sia veramente una spanna sopra tanti allenatori. E la terza forza, che è indefinibile, perché potrebbe essere Venezia, potrebbe essere Sassari, poteva essere Tortona, però è partita malino, e Brescia sembra una buona squadra, chi può essere la terza forza? Ma secondo me Venezia quest'anno è un bel roster, molto atletico, fisico, giusto mix di esperienza, potrebbe, più che altro dal punto di vista fisico, potrebbe dar fastidio. È sì. Più tosta. Sì. Sono grosse. L'hai visti quando abbiamo giocato contro? La partita appunto che abbiamo giocato contro di loro mi ha dato l'idea che loro, non so, era una partita forse nata male, con Bamford che non stava neanche troppo bene. Però mi sono sembrati, noi ci siamo, mi son, i ragazzi mi sono sembrati più, subivano un po' troppo, non riuscivano a vendercare la pelle, fisicamente hanno accusato troppo secondo me, e avrebbero dovuto secondo me combattere un po' di più, trovare un'altra arma, se non era fisica un altro modo di giocare. E non sono riusciti mai a trovare la contromisura o la chiave per potergli dare fastidio. Infatti è mancata, secondo me, per essere stato il debutto in casa, un po' l'emozione. Sugli spalti non arrivava, non arrivava questa, cioè quella scintilla che avete avuto all'ingresso del secondo tempo, che sembrava potesse riaprire la partita, però si è spenta presto e dopo è difficile giocare in questa situazione. E da lì si vede che la squadra ancora manca qualcosa. Ecco. Bisogna che come sono uniti fuori riescono anche a farlo capire in campo, perché poi dopo il pubblico segue. Invece una partita, magari la prima in casa, un po' di ansia, un po' di prestazione, perché comunque ecco, a Brescia si sarebbe potuto vincere tranquillamente, non avremmo demeritato. Brescia è partita fortissimo. Certo. Quindi per quello forse
io o il pubblico ci si aspettava un tipo di approccio diverso. Forse anche loro volevano giocare una partita sicuramente diversa. Sicuramente volevamo vincere, è chiaro. Chiaro che, come ho detto prima, fisicamente Venezia è importante, quindi magari giocare contro una Brescia o una Brindisi, che hanno un altro tipo di fisicità, quando giochi contro queste squadre comunque pesanti, chiaramente è più difficile poi fare un buon basket. Dobbiamo far meglio sicuramente. Certo. Ogni sconfitta c'è una lezione, quindi... Venezia però non mi piace. Non ti piace? No. Nonostante che il cambio di allenatore, no, Spaia li fa giocare in maniera diversa. Sì, Spaia è molto preparato, poi ha avuto questa esperienza NBA, però non ho visto in campo qualcosa di entusiasmante, di così diverso. Una gran squadra fisica, però tutta questa fluidità o questa particolarità di gioco, di difesa. Loro giocano molto liberi, infatti, cioè non hanno grandi regole. Esatto, non l'ho notato, quindi non è una, cioè, a mio modo di vedere, non è una squadra bella da vedere. Quindi secondo me, forse, ecco, una squadra come Scafati, come Napoli, forse sono più belle da vedere per le caratteristiche che hanno, per gli allenatori che hanno, perché Pancotto è sempre stato un alchimista sacripante, ha sempre fatto giocare bene le proprie squadre, è un facilitatore, però... Ora le vedremo, perché tra poco guarderemo gli highlight. Prima voglio chiedere a Giovanni se ci sono ancora interventi. Tante domande. Allora, e Tambo, ci credete delle Final Eight e cosa serve per arrivarci? Ma adesso non ci pensiamo, sinceramente. Non ci stiamo ancora pensando. Abbiamo una partita fondamentale, sì, dai, alla fine, perché comunque dopo c'è Milano, che comunque sarà difficilissimo. Quindi ora pensiamo a Scafati e Final Eight ci pensiamo tra un po'. Ok. Sono Claudio, voglio salutare Matteo e fargli un grandissimo in bocca al lupo per questa bellissima stagione che è appena iniziata. L'ho visto quando soffriva in palestra col braccio ingessato, non mollava mai, lavorava sempre e soffriva in silenzio. Adesso il capitano sta crescendo sempre di più, speriamo rimanga tantissimo a Pesaro. Grazie. Buonasera Max da Pesaro, riempiamo il palazzetto più che mai, la nostra Vitrifrigo Arena. Un grande saluto al capitano che merita una grandissima convocazione in nazionale e a Federico Pieri, capitano della promozione della Serie B. Fino alla fine forza VL. E buonasera a tutti, volevo chiedere com'è l'intesa con il nuovo nucleo di giocatori Tambo, oltre comunque abbiamo parlato di Benford, e com'è anche chi lo chiede questo, Giovanni? Ci scrive Daniele da Fano. Okay. Il gruppo è eccezionale, ci troviamo benissimo dentro e fuori dal campo, ma questo si vede anche in campo, la palla comunque si muove bene. Magari siamo qualche intoppo ogni tanto, però penso che siamo una delle squadre più belle da vedere in attacco, perché spesso cerchiamo sempre il tiro migliore, ci sono poche forzature, in difesa ci aiutiamo, e i nuovi arrivati sono bravissimi ragazzi, sanno giocare a basket, e tutti diversi dall'altro. Quincy in difesa è veramente tocca tutti i palloni. Trevon, gran tiratore, ma sa anche giocare benissimo spalla a canestro, fa buoni passaggi. Reis, prima piano sta prendendo più confidenza con se stesso, col campione italiano, e anche lui comunque è un giocatore bravo, un'ottima persona. Italiano come l'anno scorso, quindi conosciamo. Certo. Allora andiamo a vederci gli highlight di Scafati Pistoia per studiare un po' il prossimo avversario, visto che è una partita importante. Anche la squadra di Pino Sacripanti è reduce dalla prima vittoria, quindi arriverà a carica come voi. Quali sono un po' le caratteristiche più pericolose, Matteo, di questa squadra? Ma dobbiamo, secondo me, limitare le iniziative di Robinson e Logan dal punto di vista degli esterni, anche se hanno anche delle diverse guardie forti, però diciamo la palla c'hanno più, ecco, Logan e Robinson in mano, e hanno due lunghi che sono ovviamente 2-4, che poppano più che rollano. Quindi dobbiamo stare attenti a tirare 3 punti loro e limitare il post basso di Gentile, che con un episodio ha fatto una buonissima partita. E lasciare magari un po' più di tiro a Robinson da fuori e meno penetrazioni a ferro, perché ha delle gambe importanti. Dicevamo John Richard Nunge, 2,13 metri, tira anche da 3 punti, sarà un brutto cliente per Leonardo. Sì, sia lui che Pinkin sono dei lunghi forti, quasi più appunto perimetrali che sotto canestro,
ci stiamo lavorando sicuramente, adesso non posso dire tattiche, sennò poi giustamente ci sentono da scafati. Senti Federico, dicevamo di Logan, domenica ha fatto 29 punti in 29 minuti, ha quasi 40 anni. Come si mantiene la forma fisica fino a quest'età? Adesso ti do un assist, dacci qualche consiglio anche sull'alimentazione, visto che sei sempre stato attento a questo aspetto, e oggi ancora di più visto il tuo lavoro. Il mangiare è la benzina di tutti, sì. Di tutti, in particolare di un atleta. Beh, no? L'alimentazione si è evoluta tantissimo, no? con anche con i sistemi di allenamento, quindi è sinergico. Più uno mangia bene, e più il corpo è sano, e più gli viene permesso di allenarsi più a lungo, di allenarsi più forte. Quindi tu ti alleni, distruggi, col riposo ricostruisci e ricominci da un gradino sempre più alto. E quindi è una costruzione continua, è una serie di fattori. Cioè, l'alimentazione, allenamento, sistemi di allenamento. I sistemi di allenamento poi cambiano come sistemi di alimentazione. Mi ricordo che ai miei tempi c'era dieta dissociata, si mangiava pasta e insalata a pranzo e proteine, carne e verdure la sera, poi è entrata la dieta zona, poi la metabolica, poi la paleo, c'è un'evoluzione. Però alla fine uno poi incomincia provandole a capire qual è quella più conciliare per se stesso. Tu mangi ancora come un atleta oppure ti sei dato alla pazza gioia? No. No. Cioè, quindi mangi ancora il petto di pollo, con l'insalata? No, cosa mangi? io sono diventato più vegetariano. Ok. Anche di quello che ero prima. Un negozio di frutta e verdura, per forza, dai. Sì, cioè, però più vegetariano di prima, perché probabilmente con l'età magari i gusti cambiano. Certo. Non lo dire ai miei figli. I miei figli, anche se hanno la frutta e verdura lì, non la voglio. Giustamente. A quell'età. Però sì, mangio, ho continuato su quel trend, non mi dà fastidio. Uh-huh. E praticamente limito tutte quelle cose che poi alla fine non fanno bene, non sto io a dire, lui lo sa benissimo. Ma Matteo, la carbonara quando la mangi te? Quando è che ti puoi liberare finalmente? Allora, dopo la sera della partita? No, anche una settimana. Cerco di fare una carbonara o cacio e pepe una volta a settimana, dai. Però dai, sto attento a mangiare, ma non eccessivamente. Tanto per quanto ci alleniamo, se mangi anche una pasta ragù, una carbonara, una pizza, non ti fa niente assolutamente. Sì. Ma è chiaro, più vai con l'età, se limiti un po' l'alcol, un po' una pizza in meno, chiaramente fa meglio. Però la sera in cui potete veramente liberarvi è dopo la partita. Dopo la partita. E anche lunedì, dai, va bene. Sì. Quindi nel giorno libero un po' si può stare tranquillo. Assolutamente. Anche perché poi dopo quando devi incominciare ad allenarti lo senti, quindi ti dà fastidio. Cioè, che fai nel giorno libero di solito? Nel giorno libero mi riposo. Sì. A volte mi alleno anche. Sì. Però sì. Quando sono veramente stanco mi riposo, ogni tanto leggo un libro, non troppo perché fa male. No, scherzo. Leggo un po' i libri. Ora ultimamente sto provando, appunto, come ho detto prima, a riprendere un po' il tedesco. Mm-hmm. Mia madre è austriaca, quindi sì. Ogni tanto mi parla in tedesco, io capisco tutto, ma non so parlare, quindi ogni tanto provo a studiarmi anche un po' di tedesco. Non si sa mai. Si sa mai. Con Schilling. Infatti, io ho imparato l'inglese non a scuola. Con gli americani? Con Cook & Day. Sì, sì. Stando sempre dietro loro, tanto io con l'avvento di Scariolo ho iniziato a allenarmi con la prima squadra a 16-17 anni. Stando dietro a Cook & Day, che fortunatamente mi hanno preso sotto l'ala, ho imparato lì. Certo, l'inglese, perché dopo puoi comunicare, la voglia di comunicare ti spinge. Poi no? Una volta erano due, adesso che ce ne abbiamo, certo. Sei è più facile si parlare inglese. All'inizio ridevano come dei pazzi, però dopo, alla fine, io non avevo problemi. Come veniva. Certo. Poi dopo alla fine ero l'unico che forse li capiva quando si parlavano fra loro rispetto agli altri. Troppe volte mi hanno detto cos'è che si sono detti. sì. Anche gli allenatori. Sì, Bianchini una volta mi ha detto ma cos'è che si sono detti? Perché quando loro parlano stretto, se non sei sempre a contatto con loro non capisci.
Senti, allora, prima hai citato con una cosa telepatica, perché io non te l'avevo detto, ma alla fine della trasmissione io riservo sempre 5 minuti a un campione del passato, a un americano. E abbiamo cominciato giovedì scorso con Wilbur Holland, visto che c'erano Magnifico e Procaccini che avevano giocato insieme. Oggi, visto che tu sei stato suo compagno di squadra, abbiamo deciso di dedicare l'album dei ricordi a Lloyd Daniels. E adesso ci vediamo un video, perché questo giocatore è stata una cosa incredibile. Non so, Tambo, se tu lo conosci, ma questo è un giocatore particolare. Poco. È nato il 4 settembre del 67 a New York, nel quartiere di Brooklyn, soprannominato Sweet Pea per la sua somiglianza col personaggio di Pisellino del cartone animato Braccio di Ferro. A Pesaro giocò nella stagione 95-96, quindi insieme a Pieri, allenatore Valerio Bianchini, collezionando 31 presenze con 371 punti, 21,6 di media. La sua vita ha ispirato il docufilm The Legend of Sweet Pea, uscito nel 2015. Daniels era considerato il miglior talento newyorkese ai tempi di Kareem Abdul-Jabbar, ma il suo bassissimo livello di istruzione rappresentava un ostacolo per l'approdo all'università. Frequentò 4 high school senza riuscire a diplomarsi. Jerry Tarkanian, che all'epoca allenava l'università di Nevada Las Vegas, lo fece seguire da un suo assistente perché ottenesse i requisiti per l'ammissione al college. L'11 maggio 89 fu raggiunto da 3 colpi di arma da fuoco fuori da casa sua per questioni legate alla droga. Riuscì a sopravvivere e da quel giorno convive con un proiettile conficcato nella spalla. Nel 92 proprio Tarkanian gli dà una chance facendolo debuttare in NBA con i San Antonio Spurs. Alla seconda apparizione segna 26 punti. Giocò anche con i Sixers e i Lakers prima di approdare a Pesaro. Tornato negli Stati Uniti, giocò ancora nell'NBA con Kings, Nets e Raptors. Si ritira nel 2002, oggi allena i ragazzi alla Amateur Athletic Union nel New Jersey. Queste sono le foto del suo arrivo a Pesaro. Incredibile personaggio. Adesso, Federico, vogliamo qualche aneddoto qui con Bianchini, che il rapporto non era proprio idilliaco. Ma rapporto... Allora, non potevi innamorarti del suo talento, infinito. Probabilmente l'atleta con più talento che abbia mai visto, perché sapeva fare tutto, qualsiasi cosa. Se lui decideva in partita di prendere 15 rimbalzi, prendeva 15 rimbalzi. Se decideva di difendere sul miglior giocatore, lo fermava. Non aveva tanta voglia, però se decideva di farlo, era in grado di farlo. Faceva canestro in tutti i modi, in qualsiasi modo, da 8 metri in penetrazione, vari trick, li conosceva tutti. Era cosa... solo un po' matto. Ma a lui ha fatto uso di sostanze stupefacenti che secondo me gli hanno danneggiato alcuni neuroni del cervello, e quindi si vedeva che ogni tanto andava in defiance, ma un fisico normalissimo, sì. Non di colore normale, povero, non aveva un muscolo. Quindi tutta tecnica. Tutta tecnica, talento impressionante. Poi dopo il feeling con Bianchini, magari verso la fine, non era eccezionale, perché forse Bianchini si aspettava da lui, gli chiedeva un salto di qualità che lui forse non poteva essere in grado. Fece 41 punti nella partita che abbiamo visto contro... Lui è una roba... Cioè, lui... Io non so, ricordo... io ho avuto, cioè, meglio di Darren Day, di Cook, meglio di... Io ho giocato con Stojakovic, con Rowan, con Shackleford, con McRae, con delle leggende greche come Christodoulou o Giannoulli. Ho giocato contro anche. Cioè, avrebbe potuto essere molto di più di quello che è stato. Sì. E veramente, come dicevano, forse dopo Kareem Abdul-Jabbar è il più grande talento uscito non solo da New York. Infatti era uno di quelli che è cresciuto nel campetto, che ha avuto questa opportunità grazie a questo allenatore che si era innamorato di lui e che l'ha portato prima al college e poi gli solo ha dato così un'opportunità altrimenti, nell'NBA. Sì. A Pesaro comunque ci ha fatto divertire tanto. Cioè... Fortunatamente aveva una brava moglie che lo aiutava parecchio, molto, molto paziente, molto vicina, molto mamma, e quindi lui, se ancora è vivo, ancora sta bene, sì. È sano. Cioè, adesso lancio il terzo appello di questa serata. Allora, intanto ringrazio Claudio Iacchini per il video e per il suo canale VL Pesaro History, che tiene vive le tradizioni della nostra società.
di tutti questi giocatori che sono passati, che comunque fanno parte della nostra storia e rimangono nella storia della città. E, questo documentario, The Legend of Sui P, uscito nel 2015, sarebbe bellissimo proiettarlo a Pesaro e magari invitare Lloyd. Quindi, non so, chi si sente di prendersi questa responsabilità, la società, uno sponsor, un ricco facoltoso che ci ascolta, però facciamo questa cosa bella. Nel 2024 Pesaro città capitale della cultura, riportiamo a Pesaro il Pisellino. Ma lui è un personaggio. E guardiamo insieme il documentario insieme a lui. Io penso che lui si verrebbe sicuro. Sì, assolutamente. Secondo me sarebbe contentissimo. Forse non so se l'ha mai fatto nessuno per lui, ma secondo me ne sarebbe contento. Lui è bravissimo. E che purtroppo sì, ogni tanto andava qualche fusibile gli saltava, ma porino, secondo me non era colpa sua. Certo. Ma poi anche questa cosa del proiettile, comunque. Ma scherzi, ma lui ha fatto un'infanzia. Sapevo che non poteva toccarlo più, cioè ormai era lì ed era pericoloso. Un'infanzia pazzesca, ha avuto delle esperienze appunto con le droghe che tanti altri ci hanno rimesso le pene. Cioè, lui è un miracolato, sotto tanti punti di vista. Bene. Come mai veniva chiamato Pisellino? Mauro da Terre Roveresche ci scrive in questo momento. Perché assomigliava al personaggio di Pisellino del cartone animato Braccio di Ferro, che è suo figlio, credo, no? Pisellino, il figlio di Braccio di Ferro, credo. Pisellino, e aveva questo cranio rasato, come lui, gli avevano trovato così questa somiglianza. E in italiano Pisellino, in inglese era Sweepy. Ok. Senti, Matteo, hai mai avuto un compagno pazzo scatenato? Tra gli americani. Beh, Tariq Jones era bello fumantino. Sì, eh? Era bello fumantino. Mi ricordo che prima dei playoff con Banchi ho fatto questo video motivazionale, avevo tutte le migliorazioni di noi. Prima io, poi Carlos, poi arriva Tariq Jones, in cui finisce con lui che stoppa una palla e c'è la ferma immagine sul suo faccione arrabbiato. Lui si alza, va davanti allo schermo e comincia a imbruttire contro. La sua faccia, era lui contro di lui, e ha fatto Muay Thai, sai? Ci credo. Fantastico, grande giocatore. Molto simpatico. È vero. Una cosa, ci scrivono due persone che girava in via Branca con la sua auto e che ha preso la rotatoria di Baia Flaminia al contrario, gli suonavano tutti il clacson e lui invece salutava e non si era accorto con la Hyundai in via Branca e alla Baia Flaminia. Posso testimoniare che risalì la vigilia di Natale il corso 11 settembre con la macchina sul tappeto rosso. Ecco, con allora tutti è vero. Gli urlavano e lui salutava tutti. Spettacolare. Ne ha fatte molte, sì. Allora, vogliamo dare la soluzione del contest? Tambo, non abiti più al lato sud di Viale Trieste, mi piaceva incontrarti veramente qualche mattina e salutarti, chiedono. Io ancora lì. Sì? Allora, non l'avete incrociato. Lo vedrai. Siamo ancora lì. Sta ancora lì. Allora, vogliamo dire chi ha vinto i due biglietti? Sì, sono le 22:16, quindi siamo quasi in chiusura. Volevo ricordare che la conferenza stampa di presentazione sarà il 21 ottobre e alle ore 12:30 a casa VL. Invece, ricordiamo che sono aperti i biglietti, la vendita dei biglietti Pro di Sport Pesaro online. Tutti i punti vendita Viva Ticket oppure presso la biglietteria della Vitri Friguarena domenica 22 ottobre alle ore 16:30. Ok, quindi andate a fare i biglietti se non siete abbonati perché domenica bisogna avere un bel ambiente. Il vincitore del contest, veramente tante persone che hanno risposto al contest su Facebook, hanno chiamato, hanno mandato SMS, WhatsApp, qualsiasi cosa. Il vincitore è Marco, quindi le presenze sono state 103. Vi do il dettaglio, 14 presenze tra l'87 e il 90 quando eri giovanissimo e adesso qui vediamo un po' di foto che ti riguardano, poi 67 presenze fra il 94 e il 96 giocando anche l'Eurolega e infine 22 presenze nella stagione 2005-2006 in Serie B dove appunto eri capitano e questa è la squadra invece che ha vinto lo scudetto nell'89-90 dove c'eri anche tu col numero 4. E questa invece è la maglia della nazionale che hai avuto l'onore di vestire. Sì. È stata un'esperienza particolare, no? Arrivare in azzurro. Sì, beh, è una conseguenza del primo anno con la Scavolini e di come avevo iniziato anche l'Eurolega di quell'anno lì. Parli della seconda volta che sei tornato a Pesaro, no? Sì. Nel 94 e il 96. Sì. Perché poi dopo l'allenatore della nazionale era Messina e quindi iniziano i primi raduni, sicuramente non è stato semplice perché mi ricordo che per gli europei di Atene nel 95
io fu l'unico che fece tutti i raduni dal primo all'ultimo, perché tu li fai dall'inizio, quando l'allenatore ti vuole rivedere, al di là delle tue prestazioni che fai in campionato e anche in Eurolega, quindi l'Eurolega incide molto sulla chiamata in nazionale, questo è indubbio. Certo. Io ho fatto il girone di andata, in Eurolega ero a 16 punti di media partendo dalla panchina, ed era una cosa che un allenatore richiede, riuscire a avere un giocatore che dalla panchina riesce a essere subito, certo, impattante sul gioco. Quello che fa questo ragazzo qua anche ogni, esatto, tanto, quando parte dalla, esatto, panchina. È molto, molto importante. E quindi poi all'inizio li fai dall'inizio, fai tutte le qualificazioni, però dopo alla fine riuscire a fare la squadra, come è successo a me, nonostante la squadra fosse tra virgolette già fatta, perché si sa la rosa dei 15 chi sono, è come se lui adesso inizia, lo chiama in nazionale, e lui lo fa da ottobre in poi, e la prossima competizione, quali sono gli europei, e li fa, e magari lui lascia a casa sì, un titolare che tu pensi, sì, inamovibile, certo, esatto, non è inamovibile. Io mi ricordo che quel tempo lui lasciò a casa De Paul, Pozzecco, Bonora, Carlton Myers. È vero che io avevo un ruolo lì particolare, cioè ero quello che si allenava sempre al 100% comunque in qualsiasi situazione, in qualsiasi allenamento. E se giocava o non giocava, non spostava una virgola. Se giocavo davo il 110%, in un contesto di una squadra, nella composizione di una squadra. Questo, avere uno così serve. Cioè, questo era il mio ruolo, lui forse mi ha chiamato per questo. Certo. Senti Matteo, un'ultima domanda per te, non so se ce ne sono ancora, se vuoi. Allora, ci chiedono com'è il rapporto con Quincy Ford. No, è ottimo, ho detto prima, è un ragazzo super, ti dico, mi ha impressionato dal punto di vista difensivo come riesce a toccare tutti i palloni, quasi tutti, cioè, si mette sempre in difficoltà il suo uomo toccando la palla, spizzando il passaggio. Mi piace. Quindi con Venezia era sfasato per via della nascita del bambino? Sicuramente ha inciso. Non ha dormito, ma ha detto poco. Ha stato due allenamenti assaltati, giustamente. Certo. Giustamente. Certo. Senti, no, volevo solo chiederti se vuoi dire qualcosa al pubblico, visto che lo sottolineiamo tutte le volte, però per me è importante. Io era tanto che non vedevo un giocatore rimanere appeso a 4 anni. Per noi è una cosa, è una fedeltà, è una identità che tu stai portando dentro la squadra molto importante. Ora poi che sei anche capitano, insomma, penso che i tifosi si affezionano molto di più ai giocatori italiani, intanto perché ci possono parlare, poi perché i bambini si possono identificare. Un bambino vede Tambone e dice forse anch'io un giorno posso diventare come Tambo, no? Magari non pensa che posso diventare come Bamford, visto che cresci guardando una possibilità reale. E quindi ecco, se vuoi dire qualcosa a un pubblico che penso ormai ti abbia adottato in questa città. No, ma io ho un ottimo rapporto con appunto il pubblico pesarese, sono qui da 4 anni, ogni anno mi trovo sempre meglio, è come una seconda casa ormai, quindi venire giocare sempre davanti, giocare ogni domenica davanti al pubblico della UL è sempre emozionante. Che dire, il presidente ti ha definito il nostro giocatore franchigia, ti ha fatto piacere? Assolutamente. Ario mi ha speso sempre ottime parole su di me, sono contentissimo e spero appunto che sia sempre come l'ultima partita del campionato, il pubblico sempre spazzetto pieno, e possiamo dire di far contenti domenica prossima. È stato il pubblico più numeroso della giornata contro Venezia, 5.049 persone con 1.600 paganti, quindi insomma 3.500 abbonati, per cui ecco, la cosa bella sarebbe continuare ad avere questi numeri e magari aumentarli ancora di più. Ovviamente dipende anche dalla squadra, non solo se vincerà ma anche se giocherà bene, perché il pubblico di Pesaro sa anche perdonare sa accettare una sconfitta, ma magari non perdona se la squadra non si impegna. Ormai penso che l'avrai capito. Io conosco abbastanza bene. Esatto, e quindi l'importante è questo, che la squadra
faccia emozionare le persone che vengono a vederla. E quindi con questo augurio che speriamo di andare a vederci la partita con Scafati. Io ringrazio tantissimo Matteo per essere stato qua con noi stasera e anche Federico Pieri. Grazie, grazie. È vero che avete un'alchimia super, quindi è una puntata che personalmente mi è piaciuta molto. Ringrazio Giovanni Zidda per i suoi interventi e anche Andrea Sabattini in regia, che è sempre puntuale nel proporci tutte le immagini che abbiamo preparato prima della trasmissione. Quindi grazie ancora, ci vediamo giovedì prossimo ancora su Insieme a Canestro. Hai visto quante novità al Conad di Montecchio? Ampi ambienti completamente ristrutturati dove puoi trovare la pulizia e l'igiene di sempre in ogni reparto. Sì, bellissimo! Ormai è il mio punto di riferimento. Trovo sempre prodotti di qualità del nostro territorio molto convenienti, per non parlare della grande professionalità del personale. E ti ricordo che al Conad di Montecchio c'è un ampio parcheggio scoperto e coperto. Noi andiamo al Conad di Montecchio! Da più di un secolo sul territorio, Macchini Ceramiche è sinonimo di professionalità e consulenza specializzata nella vendita di materiali edili, pavimenti e rivestimenti, parquet, ceramiche ed arredo bagno delle migliori marche. Ogni giorno troviamo la migliore soluzione per ogni vostra esigenza. La nostra disponibilità, competenza e servizio non hanno prezzo. Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia. Macchini Ceramiche, sempre al vostro servizio. Qualche volta mi piace ripensare alla magia che avevano i viali del monte. Più mi ci perdo, più mi convinco che ricordare come erano non è troppo diverso dal desiderare che rimangano così. Immutati, ma sempre differenti, pronti a rinnovarsi, anzi a crescere, proprio come noi, cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo.